Amiche e amici appassionati di rally, ben trovati in un nuovo video qui su Service Park, il podcast che parla di rally. E mentre stavo cercando di capire come andare a vedere il rally di Monte Carlo, ho pensato, forse il lavoro che sto facendo tra Google Maps, le cartine e tutto quanto potrebbe risultare utile a un po' di appassionati che magari vanno a vedere la gara più famosa del mondo. Vi ho chiesto su Instagram se eravate tra quelli che andavano a vedere la gara, mi avete risposto in tanti, un paio di idee di itinerario completo per chi vorrà andare a vedere la gara. È un video dedicato a chi andrà a vedere la gara sia in macchina, sia nella versione dormendo in macchina, quindi la versione scappati di casa, sia nella versione più lusso, cioè chi dormirà in albergo, bed and breakfast o quello che è. Soprattutto a chi andrà in camper, avendo fatto diversi anni in camper al Rally di Monte Carlo, un po' di esperienza l'ho accumulata e allora ho pensato perché non dare qualche consiglio. Dunque, la zona interessata dalla gara quest'anno è tutta la zona sopra Monte Carlo, sopra Nizza. Cominciamo subito con il giovedì. Giovedì è abbastanza obbligata, secondo me, la scelta, cioè di andare a vedere la prova di La Cabanette. Questa è la prova speciale più logica da andare a vedere il giovedì sera, perché intanto provenendo dall'Italia diventa interessante perché avete la prova speciale comoda da affacciarvi su questo tornante e poi a piedi, anche se in realtà sicuramente la strada bianca, la D54, sarà interdetta al pubblico. Il pezzo precedente, quindi la discesa da cui arrivano, potrebbe però riservare appunto degli spunti interessanti. Secondo me ancora meglio sarebbe, l'idea principale diciamo, sarebbe quella di arrivare con qualche ora di anticipo, infilarsi in controprova, risalire verso il Col de Braou e parcheggiare sostanzialmente la macchina lungo la D2204 che poi porta giù alle Scaren, perché intanto una volta arrivati in cima al colle voi avete la possibilità di andare o in senso di prova speciale verso la cima del colle e vedere dei tratti molto belli, molto veloci. Se avete voglia di camminare potete andare fino a questi tornanti qua. Se invece avete meno voglia di camminare, in ogni caso la strada bianca, cioè la D54, vi riserva una strada più stretta, più tecnica, più difficile forse da guidare, anche quindi un po' più lenta, però con un paio, due o tre tornanti interessanti secondo me. Perché dico di parcheggiare al di là del colle, quindi al di là del bivio dove loro dalla D54 si buttano verso il Col de Braou? Perché in questo modo voi siete già dal versante corretto per poter poi scendere alle Scaren e andare poi sulle prove del venerdì. Per quale motivo vi consiglio il Col del Turini? Semplicemente per il fatto che il Col del Turini è una strada molto più a nord, molto più difficile da raggiungere. Da Sospel potete salire verso Moulinet e arrivare in cima al colle, con il problema che la strada che da Sospel a Moulinet sono 55-60 milioni di curve, è veramente un giro dell'oca, non così, cioè che secondo me non giustifica il tempo e la fatica per arrivare poi su il Turini, che se non è innevato, nonostante sia il luogo più famoso del mondo, i veri appassionati secondo me dovrebbero andarci almeno una volta nella vita, però non è il posto secondo me più comodo e non giustifica appunto lo sforzo per arrivarci. Tutto il resto della prova speciale, come avete visto dalle cartine, è quasi tutta interdetta al pubblico. L'inizio prova speciale è sostanzialmente inarrivabile, intanto perché appunto avete di mezzo l'altra prova speciale che scende dalla Cabanette fino quasi a Sospel per poi andare verso fine prova, e il problema è che appunto per arrivare a inizio prova voi da Sospel dovreste passare per tutta la prova speciale, ma è un disastro, un giro che non ha veramente alcun senso fare. Quindi secondo me la prova speciale più logica da andare a vedere è la prova speciale numero 2 nel punto del Col de Braou, che secondo me è il posto più intelligente, anche perché lungo la 2204 in prossimità del colle la strada è larga due corsie, quindi anche per parcheggiare, anche se avete il camper, dovrebbe essere insomma più che fattibile. Passiamo alla giornata numero 2, tre prove speciali. La Rurbeuil, che però è la prova speciale che escluderei un pochino dal ragionamento, perché voi immaginate di essere sostanzialmente qua. Ho dovuto mettere
la traduzione in francese di Google Maps, perché altrimenti mi traduce in italiano tutti i luoghi e faceva veramente schifo. Supponendo di arrivare almeno qua, voi capite che sono 90 km di curve per arrivare su una prova speciale distante da tutte le altre, calcolando che le altre sono tra Entrevaux e Puget-Théniers, quindi comunque più vicini al fondovalle, alla strada principale e ai paesi più grandi, mentre in questo caso voi sareste distanti dal fondovalle, distanti da qualunque cosa civile ci sia in Francia. La strada interessata dalla prova speciale è appunto quella che va da Ruhr a Beuil, quindi prova speciale in realtà molto interessante, potrebbe essere molto molto bella, specialmente in caso di neve e ghiaccio, anche se quest'anno non promette un granché, però potrebbe esserci comunque qualche zona ghiacciata, innevata, ed è una prova speciale sicuramente interessante, però la sconsiglierei soprattutto a chi va in giro con il camper. Chi va in giro con la macchina potrebbe anche essere più fattibile per una facilità di spostamento e anche per appunto non perdere 16 ore della propria vita in giro per i tornanti della Francia. L'altra prova speciale ha in sé una parte classicissima del Rally di Monte Carlo, che è la salita che da Puget-Théniers sale verso la Penne. La salita è molto interessante soprattutto se decidete di arrivare a Puget-Théniers, infilarvi nel senso di prova, ammesso che ve lo lascino fare, però stiamo parlando in linea teorica della sera prima, perché voi il giovedì sera avete visto la prova speciale numero 2, arrivate a Puget-Théniers, potete a quel punto imbroccare la prova speciale in direzione La Penne, arrivati in cima al colle, dove poi la prova speciale prosegue sulla D27, il Col de Saint-Raphaël. La prova speciale sale dalla 2211A e prosegue verso la D27. L'anno scorso sono stato lì e ho visto che effettivamente un po' di spazio c'è per parcheggiare. Potete farvi qualche centinaio di metri in controprova e andare più o meno in questo punto. Noterete che da queste curve, cioè tutto un tratto misto veloce in costa, da quel punto vedete tutta la vallata sotto e potete osservare tutti i tornanti che salgono verso, a quantomeno gli ultimi tornanti che salgono verso la cima del colle. Ed è un posto molto molto carino, molto interessante, d'inverno con le piante senza le foglie, la strada dovrebbe vedersi molto bene, potete vedere, presumo, almeno un paio di chilometri di prova speciale o qualcosa del genere, quindi questo potrebbe essere un punto interessante della prova speciale. Un altro punto interessante della prova speciale potrebbe essere nell'abitato di Saint-Antonin. La cosa interessante di questo punto è che una volta arrivati a Nizza, nel vostro viaggio incredibile la sera tardi, invece di salire verso Saint-Martin-du-Var e poi proseguire sulla statale, arrivare fino al bivio dove incrociate la prova speciale della D27, a poche centinaia di metri dal bivio in direzione della prova speciale trovate due tornanti molto belli, e sono anche due tornanti molto famosi perché nei primi anni 2000 sono comparsi su numerose videocassette e quant'altro. Tra l'altro dovrebbe essere un punto anche non troppo affollato, per cui potrebbe essere un punto interessante per godersi una giornata di rally in tranquillità, anche perché siamo sul versante a sud, quindi in caso di bella giornata diventa proprio carino andare a vedere il rally lì. Proseguendo più avanti potreste anche andare proprio nell'abitato di Saint-Antonin. È molto carino perché qua c'è una sorta di Z, un doppio tornante proprio in mezzo alle case, e ve lo faccio vedere anche con Street View perché è molto bello. Ecco, loro arrivano da qui, da fuori dal paese, fanno questo tornantino stretto e subito dopo c'è questo altro tornante stretto. La cosa interessante di questo luogo è che, essendoci qua tutte le ringhiere, potrebbe essere carino, gendarmi e commissari permettendo, appostarsi qui e vedere quindi tornante e altro tornante, quindi questo potrebbe essere un luogo carino. È chiaro che qui si è nel bel mezzo della prova speciale, difficilmente si potrà lasciare il camper o la macchina fuori dalla prova speciale, bisognerà per forza blindarsi dentro la prova speciale e poi stare lì fermi tutto il giorno. Detto che, in linea generale, al Rally di Monte Carlo, quando si decide di andare, difficilmente si riesce a vedere più di due prove speciali per giorno, cioè i due passaggi sulla stessa prova speciale. Di solito ci si ferma in un posto e si guardano tutti e due i passaggi lì. Questa potrebbe essere una prima opzione per chi viaggia tra le prove speciali, sia in macchina sia in camper, potrebbe essere una buona soluzione. L'altra soluzione, che secondo me è molto intelligente, soprattutto
soprattutto per chi viaggia con il camper, questa potrebbe essere la svolta, e poi però vediamo anche quali possono essere gli svantaggi di questa mossa super intelligente, di andare fino a Entrevaux, quindi invece di fermarsi a Puget-Théniers e salire in prova, proseguire verso Entrevaux, risalire verso il Col de Félin in senso inverso alla prova speciale dello scorso anno, fino a questo incrocio qua tra la D10 e la D911. Questo incrocio è sostanzialmente un'inversione, e la cosa intelligente è che la prova speciale del venerdì fa appunto l'inversione, quindi arrivando dalla D911 inversione D10 e poi D710, e quindi potete vedere doppio passaggio sull'inversione, molto bella secondo me, molto spettacolare, anche perché la D911 da cui provengono in caso di neve, di ghiaccio, diventa veramente bella e spettacolare da osservare, e voi potete parcheggiare il vostro camper lungo la D911 prima dell'inversione, e di spazio dovrebbe essercene abbastanza, non tantissimo, da quello che ho visto su Street View non ci sono ampi parcheggi, però potrebbe essere comunque molto fattibile, altrimenti potrebbe esserci parcheggio anche sulla D10 che porta verso Mairie de Val de Chalvagne, lì forse ci sono un po' più di prati, un po' più di spazio anche per i camper, siamo un po' più distanti, quindi dovete calcolare comunque la vostra bella mezz'oretta di camminata la mattina, a pranzo, al pomeriggio e alla sera, perché secondo me è la mossa più intelligente di tutte, perché poi il giorno successivo, ovvero il sabato, la prova speciale passerà dalla D10, proseguirà verso la D710, scendendo poi verso Entrevaux, quindi sostanzialmente nel primo caso, nella versione con inversione, vanno da Briançonnet fino a Entrevaux, mentre nel giorno successivo, quindi il sabato, vanno da Ubraye a Entrevaux. Quindi voi sostanzialmente, stando fermi per 2 giorni, potete vedere 4 prove speciali, 2 con inversione e 2 senza inversione. Nella versione del sabato potete andare a vedere, ammesso e non concesso che ci siano i posti per poterlo fare, quindi commissari che non vi rompono troppo le scatole, dal bivio qui, andando in senso contrario alla prova speciale, quindi in direzione di Ubraye, potete vedere un pezzo velocissimo da panico che credo regalerà grosse emozioni, ma devo dire che poi tutto il pezzo precedente è molto veloce, molto bello, quindi insomma, nonostante non ci sia un'inversione, se però vi piacciono i pezzi veloci un po' così, potrebbe essere il posto per voi, e appunto godendovi il fatto che per 2 giorni voi non avete più problemi. Lo svantaggio grosso di andare qui è quello che probabilmente è una mossa che faranno tutti, quindi ci sarà veramente, credo, un massacro di gente. A quel punto, il giovedì sera, quando cercate di arrivare qui, dovreste cercare di arrivarci il più possibile in anticipo, cercando di appunto accaparrarvi il parcheggio migliore, soprattutto il parcheggio più vicino possibile al bivio, però credo che questo sarà oggettivamente un buon luogo. Per il sabato escluderei anche l'altra prova speciale, che è ancora più distante, che è la prova di Maliai. Prova di Maliai che oggettivamente è a 1 ora e mezza di strada da Entrevaux, quindi comunque siamo a 3 ore almeno da Monte Carlo, direi che è veramente fuori dal globo. Non ha senso secondo me farsi 3 ore o comunque 1 ora e mezza per arrivare su questa prova speciale, detto che è una prova speciale che già l'anno scorso non ha regalato grandi cose, anche perché è un po' più in basso a livello di altitudine, quindi tendenzialmente se fa brutto tempo piove, se fa bel tempo, vabbè, a quel punto tanto vale restare sulle altre prove speciali. Altra prova che potrebbe essere interessante, soprattutto per chi invece si muove in macchina, la sconsiglierei forse per chi si muove in camper, è la prova di Le Fougeray-Toramaut. Anche qui prova speciale che non ha accessi laterali, quindi da inizio prova, salvo che non arriviate molte ore prima, non sarà possibile andare. Sul fine prova ci sono dei passaggi interessanti, però a quel punto siamo di nuovo molto distanti da tutto il resto del baricentro della gara, quindi forse, detto che appunto chi si muove in macchina potrebbe anche togliersi un pochino dal casino che ci sarà a Entrevaux e a Val de Chalvagne, e a quel punto
optare per una prova speciale un po' più tranquilla, ecco. Secondo me la soluzione per la domenica, calcolando che voi siate a Entrevaux oppure a Puget-Théniers, comunque su questa direttrice, su questa statale, è il viaggio al contrario del giovedì sera verso l'Escarène, e a quel punto ci sono un paio di opzioni possibili. Per chi vuole andare a vedere la prova del Colle del Turini, quindi la Boulogne-Vésubie, secondo me la cosa più fattibile potrebbe essere l'inizio prova speciale. Per arrivare all'inizio prova speciale, però, vi sconsiglierei di scendere fino a Nizza, ma a quel punto vi consiglierei di arrivare fino all'altezza del bivio per, qua chiamano la Rivière, verso la Rue de la Vésubie, verso Auteuil. L'unico svantaggio è che dal bivio di fondovalle a salire fino a Lantosque e o alla Boulogne-Vésubie sono anche qui 16 miliardi di curve. Visto che sarà già sera tardi, probabilmente arriverete ubriachi di curve, ma ciò non toglie che potrebbe essere una valida soluzione per andare a vedere sia l'inizio prova della Boulogne-Vésubie sia il fine prova della prova di Lantosque, che però oggettivamente forse non offre un grande spettacolo, soprattutto sugli ultimi chilometri, quindi forse lo escluderei. La cosa interessante della prova del Turini a inizio prova è che hanno creato una sorta di anello sopra il paese prima di salire verso il colle, dove ci sono due inversioni molto molto carine, molto interessanti, e potrebbero essere, calcolando però che questa sarà la power stage, quindi quando voi guarderete l'ultima prova speciale, quindi il secondo passaggio, cioè la power stage, difficilmente poi da lì riuscirete a tornare in tempo verso Monte Carlo per l'arrivo. Non impossibile se siete in macchina, abbastanza impossibile se siete con il camper, però sono parecchi chilometri e ci sono parecchie curve, soprattutto fino alla statale verso Nizza. L'altra alternativa, che secondo me è l'alternativa migliore, è quella di andare in cima al Col Saint-Roch, che secondo me è uno dei posti più spettacolari del Rally di Monte Carlo e soprattutto è i più comodi, perché dal Col Saint-Roch si riescono a vedere un paio di chilometri di prova speciale con diversi tornanti. È un anfiteatro naturale dove c'è sempre un sacco di gente, dove c'è sempre un sacco di festa. Quest'anno non verrà fatta di notte, ma quando è stata di notte era veramente c'era una bellissima atmosfera. Ci sono dei video su YouTube stupendi, quindi questo potrebbe essere un posto molto molto carino. Si può arrivare al Col Saint-Roch in due modi. Il primo è quello da l'Escarène, infilarsi verso Luceram. Arrivati a Luceram, imboccare la prova speciale, nel senso della prova speciale. A quel punto, se siete la sera prima, non dovreste avere grossi problemi per infilarvi in prova speciale. Non credo che alle 2 di notte, all'1 di notte, i gendarmi possano rompervi troppo le scatole, e salire fino al Col Saint-Roch, che è questo quadrivio dalla quale salgono. Avete proprio il tornante finale a vista sull'anfiteatro, poi bivio D73 e via verso Lantosque. Alternativamente potete a Luceram proseguire dritti in direzione la Cabanette e fare praticamente gli ultimi chilometri, dove ci sono questi 16.000 tornanti che potete vedere sulla D21, che sono esattamente l'inizio prova speciale del giovedì sera. Arrivati al bivio della Cabanette, da un lato potreste andare al Colle del Turini incocciando il suo fine prova, dall'altro invece, scendendo lungo la D2566, potete scendere e in pochi chilometri arrivare al Col Saint-Roch dall'altra parte del bivio. Per parcheggiare soprattutto il camper, al di là della macchina, la macchina poco male anche se siete in discesa, mentre per il camper calcolate che nella strada D15 in direzione Coaras avete la possibilità di parcheggiare su una strada grosso modo in piano, non larghissima, ma come tutti gli anni i parcheggi saranno regolamentati da un lato solo con il muso girato verso Coaras, per poi venire via facilmente. Una soluzione molto comoda, dove appunto avete la possibilità di vedere un bel pezzo di prova speciale. Vi faccio vedere anche con Street View, voi potete vedere la strada che sale dall'altra parte di questa valletta per poi arrivare sul bivio. Affacciandovi qui, ecco, potete vedere che c'è il tornante proprio sotto di voi e tutti i tornanti dall'altra parte della valle, quindi vedete tutta la prova speciale, o comunque un buon pezzo di prova speciale a salire con tornante finale, e poi li vedete andare via dopo il bivio. Tornando un attimo indietro, se siete saliti da Luceram verso la Cabanette
Knight e vi venisse voglia di andare al Colle del Turini, calcolate solo che secondo me alla Cabanette vi fermeranno. Se vi lasceranno proseguire verso il Colle del Turini vi fermeranno molto presto. Questo per due motivi. Il primo è che dopo il primo passaggio del mattino c'è subito un riordino. La strada è una, non troppo larga, e quindi credo che quel riordino verrà fatto proprio lungo la strada e quindi non credo che vi lasceranno passare. In più, il fine prova proprio in prossimità del colle sarà il fine prova speciale della Power Stage, quindi con tutto quello che ne consegue, podio per la premiazione e quant'altro, e quindi credo che lì sarà assolutamente interdetto sia il parcheggio, ma proprio arrivarci sarà veramente complicato arrivarci, salvo che non arriviate la sera prima abbastanza sul presto. A quel punto potreste riuscire ad acchiappare qualche posto dove non vi diranno niente, o addirittura infilarvi, se riuscite ad arrivare proprio in cima al colle, infilarvi appena giù per la strada che ridiscende verso Moulinet. È una strada in ombra, tendenzialmente molto fredda, però se avete ancora del gas per il riscaldamento nel camper potete anche infilarvi lì. È comunque una soluzione che io personalmente sconsiglierei, vista la difficoltà di arrivarci. Detto questo, altri piccoli consigli che posso darvi non me ne vengono, ma fatemi sapere qui sotto se voi avete pensato ad altri tipi di combinazioni possibili. Se siete in macchina, ovviamente quest'ultima giornata potrebbe essere abbastanza semplice da mettere insieme. La soluzione migliore che potrebbe venire fuori per chi è in macchina invece è quella di salire da Drap e a quel punto ritrovarsi direttamente al Col Saint Roch abbastanza agevolmente. Dico abbastanza perché comunque la strada che sale fino a Coaras e poi sale verso il Col Saint Roch è comunque una strada piena di tornanti, di curve, non è larga, quindi comunque è un po' complicata, soprattutto se ci sarà del traffico. È stata anche una prova speciale del Rally di Monte Carlo, quindi insomma non così semplice, però se siete in macchina potete assolutamente giocarvela come mossa intelligente, anche perché diventa poi abbastanza semplice ridiscendere al contrario, scendere velocemente verso Drap e andare poi all'arrivo a Monte Carlo. Per chi si muove col camper, Monte Carlo non dico che sia impossibile, ma molto difficile per la mancanza di parcheggi adeguati e quant'altro. Se invece vi muovete in macchina diventa già più facile, non ce ne sono tanti, ma ci sono anche dei parcheggi sotterranei o meno che non costano 50 euro all'ora, quindi potete sfruttare questa cosa, soprattutto se siete sulla prova del Col Saint Roch, perché a quel punto, quando voi state vedendo il vostro secondo passaggio, loro dovranno ancora fare la Power Stage e quindi potete giocare su questo piccolo anticipo di circa un'oretta per levarvi dalle scatole e andare diretti a Monte Carlo. Quindi questa secondo me potrebbe essere una valida soluzione. Fatemi sapere se voi avete pensato, se quel 40% che ha detto che andrà a vedere il Rally di Monte Carlo, c'è qualcuno che ha pensato a un'altra possibile soluzione. Questa è un po' la soluzione che io ho pensato per il 2023. Quanto a noi di Service Park, probabilmente, non ancora è sicuro, ma probabilmente saremo in uno dei giorni a bordo prova speciale e ovviamente vi racconteremo tutto quello che passerà davanti ai nostri occhi. Quindi per adesso grazie per aver cliccato su questo video, ci vediamo in un prossimo video e nelle prossime storie. Seguiteci sui social e iscrivetevi al canale. Ciao!